Grazie Presidente, per dichiarare il voto favorevole ovviamente del Movimento 5 Stelle su questo provvedimento. E si tratta di una mozione che, come ha illustrato insomma, la collega Vivarelli, prima di tutto è un impegno politico che si è preso ovviamente l'Assemblea Capitolina nel momento in cui abbiamo approvato, lo voglio ricordare, il primo regolamento sui beni confiscati alla criminalità organizzata. Roma non aveva una disciplina così dettagliata su questo tema e all'interno di questo regolamento era previsto l'istituzione appunto di un forum, comunque di un organismo che consentisse all'amministrazione di poter confrontarsi con la cittadinanza e tutti coloro che diciamo sono soggetti che partecipano rappresentativi a questa materia, per poter capire anche l'attuazione di questo regolamento, capire se effettivamente è un regolamento che può essere migliorato nel corso degli anni, capire quale sia l'impatto diciamo sulla città e su tutti coloro che poi beneficiano di questo regolamento. Regolamento che ha visto, soprattutto questo atto, ha visto comunque la tematica condivisa in modo democratico all'interno della commissione competente, anche con la partecipazione ovviamente di altri soggetti, di molte rappresentanze cittadine, anche da parte insomma delle opposizioni. Come sappiamo le commissioni sono aperte al pubblico, chiunque oltre i membri delle commissioni e anche altri consiglieri, come sappiamo, possono partecipare alle commissioni per poter avere anche loro insomma poter contribuire. Quindi da questo punto di vista un ottimo prodotto che sottoponiamo insomma all'Assemblea Capitolina e che il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie consigliere.